Un buon pomeriggio, benvenuti e benvenute a questo webinar che è dedicato alla didattica della musica nella scuola secondaria di primo grado. È il primo di tre incontri che avranno come filo conduttore il tema della didattica inclusiva. Oggi sarà affrontato da un punto di vista più generale e nei successivi incontri si entrerà più nel dettaglio nel rispetto delle due anime della vostra disciplina, da un lato quella pratico-esecutiva e dall'altro quella storica. I relatori che saluto e ringrazio saranno la professoressa Galli e il professor Fasoli, ai quali do il benvenuto. Entrambi sono docenti di musica in vari ordini e gradi di scuola. La professoressa Galli, in particolare, attualmente è docente al conservatorio e si occupa di ricerca in ambito storico-musicale. Il professor Fasoli, invece, dopo molti anni di insegnamento nella scuola secondaria di primo grado, attualmente insegna in un liceo musicale. Prima di passare loro la parola, qualche informazione di tipo pratico, tecnico. Se volete indirizzare delle domande ai nostri ospiti, domande alle quali risponderanno al termine del loro intervento, potete utilizzare la pagina web tuadomanda.it con codice 4610 oppure accedere direttamente dal QR code che vedrete visualizzato in pagina, in sovraimpressione. L'attestato di partecipazione può essere scaricato dal nostro sito web mondadorieducation.it alla pagina attestati. Ricordo che per coloro che vorranno seguire in differita lo streaming sarà necessario effettuare l'accesso entro le ore 24 di oggi. Il nostro incontro è comunque disponibile come registrazione nell'archivio del nostro sito e su YouTube. A questo punto io passo la parola alla professoressa Galli e ci rivediamo subito dopo il suo intervento per le vostre, spero, numerose domande. Grazie, dottoressa Longo, e grazie a tutti quelli che partecipano a questo nostro incontro. Il tema di oggi è la comunicazione didattica e l'inclusione nel contesto della formazione musicale. E con Maurizio abbiamo pensato, prima di tutto, di soffermarci brevemente sul significato più diffuso e corrente del termine inclusione. È significato corretto, ma che in qualche modo noi riteniamo debba essere almeno parzialmente integrato. Quando parliamo di inclusione, parliamo delle strategie che si mettono in atto perché si riducano, o nella migliore delle ipotesi, si superino degli aspetti limitanti che alcuni studenti, alcuni ragazzi e ragazze possono presentare, aspetti limitanti di tipo fisico, emozionale, psicologico, linguistico, nell'apprendimento e o nelle componenti relazionali. Queste strategie che si mettono in atto hanno come obiettivo che ci sia un pieno inserimento nel gruppo classe, evidentemente ci riferiamo al contesto scolastico. Ora, questo significato convenzionale e corretto del termine conduce a una sorta di relazione unidirezionale, cioè il soggetto da integrare deve inserirsi nel gruppo integrante. In realtà, nella propria esperienza didattica, ci porta a modificare questa direzione unilaterale. Si tratta di una relazione molto più fluida di reciprocità, in quanto non è solo il soggetto da integrare, che non è un'espressione felicissima, ma insomma ci intendiamo nel gruppo integrante, ma è anche il gruppo integrante che attraverso questa relazione cresce e matura. Faccio due esempi molto semplici. Pensiamo a quando c'è un compagno o una compagna con una disabilità fisica, quanto
è utile quanto fa maturare a livello di sensibilità umana, l'attenzione, l'aiuto, l'impegno verso il compagno o la compagna in difficoltà. O anche nel caso, ad esempio, di un'azione di supporto con un compagno o una compagna con una non di lingua materna italiana, quanto questo porti ad individuare il compagno che appoggia, che aiuta, porta a individuare delle strategie che determinano anche una maturazione di competenze logiche. Quindi, la definizione che abbiamo dato prima di inclusione non è sbagliata, ma si allarga, perché è una pratica relazionale che coinvolge tutto il gruppo classe e il docente è colui che deve coordinare questo lavoro, che richiede attenzione, sono le parole che abbiamo scelto, accoglienza, cura per ciascuno. E c'è uno slogan che io ricordo e che mi aveva molto colpito quando facevo l'anno di formazione per l'insegnamento nella scuola secondaria di primo grado, ero molto giovane, un direttore didattico disse, l'obiettivo è il minimo da tutti e il massimo da ciascuno. È una frase che riassume, secondo noi, in modo efficace questa idea ampliata di inclusione. Attenzione a tutti, ogni persona appartiene alla comunità in cui è presente e richiede valore, attenzione, cura e accoglienza. In questa prospettiva, con Maurizio, nel scrivere l'ultimo libro per la scuola secondaria di primo grado, abbiamo deciso di proiettare una grande attenzione al tema dell'inclusione in questo significato allargato. Ci siamo resi conto di un problema molto grosso, il problema della leggibilità, della comprensibilità dei testi in lingua italiana che sono proposti nella manualistica ai ragazzini della scuola media. Esiste un indice di leggibilità che si chiama indice di Gulpis e che è stato elaborato nel 1988 con aggiornamenti successivi da un gruppo di lavoro interdisciplinare attivo presso l'Università degli Studi di Roma della Sapienza, con la partecipazione, se ricordo bene, dell'Istituto di Filosofia del Linguaggio e di Pedagogia. Tenendo presente quelle che sono le competenze che la scuola ritiene, competenze medie, evidentemente parliamo sempre, che si raggiungono al termine della scuola primaria, al termine della scuola secondaria di primo grado e al termine della scuola secondaria di secondo grado, è stato elaborato un indice. Può controllare una frase, un periodo, un'intera pagina per verificare qual è l'indice di leggibilità del testo, cioè quanto è comprensibile. Se il risultato è inferiore a 80, il testo è difficile da capire per chi ha terminato la scuola elementare, la scuola primaria. Se l'indice ci dà un risultato inferiore a 60, sono testi complessi per chi ha la licenza media e se sono inferiori a 40 i risultati, significa che il testo è difficile da leggere anche da parte di chi è in possesso di un diploma di scuola superiore. Si tratta di un sapere pedagogico-linguistico che non è ancora molto assunto e compreso. E si tratta di un elemento di grandissima importanza, perché la capacità che ha un ragazzino con un manuale, in questo caso parliamo, o con un testo che fornisce il docente, di comprendere da solo quello che trova scritto. E io per anni avevo utilizzato un libro per la scuola media che era molto importante, dopo vedremo perché parlo di questo aspetto. Allora, vi do solo alcune coordinate. L'indice considera diversi aspetti, la lunghezza della parola, la lunghezza della frase,
le parole utilizzate, quanto si tratta di un lessico comune o di un lessico complesso, l'articolazione, l'ordine del soggetto, del complemento, eccetera. Il problema è che sottoponendo a questa verifica i testi, i manuali di scuola media in particolare, noi ci siamo un po' concentrati, i risultati sono abbastanza inquietanti. Vi dicevo che io usavo un testo che mi piaceva moltissimo e ne ho riportato una frase. L'autore sta scrivendo, sta trattando di Frédéric Chopin. Parla della scrittura di Frédéric Chopin. E il testo è il seguente: alla Polonia rimarrà intimamente legato, esprimendo nell'animo popolare nostalgico, virile e anche guerriero, in composizione come le polacche e le mazurche. A questo aspetto della sua personalità artistica si unisce la tendenza al lirismo, all'espressione degli struggimenti interiori e del sogno. Ciò si rivela soprattutto in opere come I Notturni, dove il paesaggio è del tutto intimo e sentimentale. È un bel testo. È un testo interessante, ci dice molto della scrittura di Chopin. Sottoponendo questo testo presente in un libro di scuola media, il risultato Bullpiece è 43. Vale a dire che questo testo è appena comprensibile da uno studente in possesso di una maturità. Perché? Perché le frasi sono lunghe, perché ci sono parole che hanno una polivalenza semantica. Paesaggio per un ragazzino di 11 anni è l'ambiente che lo circonda, qui si sta parlando del paesaggio interiore evidentemente. Virile vuol dire dell'uomo, qui è inteso come energico, eccetera. Ci sono parole anche complesse, struggimenti, si può usare, ma bisogna probabilmente spiegare che cosa significa struggimento. Ora, non è che per l'autore o per il docente sia facile capire quanto è importante questo tema della comunicazione. Per noi è stato difficilissimo adattarci alla realtà dell'indice di leggibilità, cioè della possibilità di comprensione di un testo da parte di un ragazzino, soprattutto all'inizio della scuola media. E vi faccio subito una frase, perché un esempio con questa frase, no? Che è chiarissima per me. Il canto gregoriano è monodico, ossia formato da un'unica linea melodica, vocale e a ritmo libero. Il ritmo non segue la pulsazione e le durate dei suoni dipendono dal testo. Questa frase dà un risultato di 51, cioè un ragazzino al termine, una ragazzina al termine della scuola elementare può incontrare difficoltà importanti nel leggere questo testo, nel comprenderlo, leggerlo almeno, nel comprenderlo. Lo stesso testo controllato, cioè isoliamo il soggetto, il canto gregoriano è due punti e poi forniamo l'elenco delle tre caratteristiche, esattamente il testo precedente, semplicemente focalizzando anche visivamente i diversi punti, monodico e subito è spiegato il significato. Vocale, isolando solo cantato e non suonato, passiamo a un indice, eccetera, come vedete a ritmo libero, la stessa articolazione, passiamo da un indice di leggibilità che era quella precedente di 51, passiamo a un indice di leggibilità 82, cioè pienamente comprensibile nell'età, diciamo, che ci interessa, della scuola secondaria di primo grado. Inclusione è anche questo. Inclusione è fare attenzione a tutti. Per esempio alla comunicazione scritta, in particolare noi ci riferiamo in questo caso a un manuale scolastico. Ma le strategie perché tutti possano accedere davvero alla comunicazione sono numerose. Un altro elemento di grande utilità è l'utilizzo dell'infografica, cioè quel tipo di informazione che unisce all'aspetto linguistico anche quello visivo, anzi tende a predominare la forma grafica rispetto alla comunicazione testuale. Nel nostro libro noi l'abbiamo utilizzato in molti casi, qui c'è un esempio, stiamo parlando della nascita e lo sviluppo della sinfonia.
Di norma, quello che leggiamo è le città dove si scrivono e si eseguono i primi lavori sinfonici sono in Francia, Parigi, in Germania, Mannheim, Berlino, in Italia, Milano. Certo, è tutto chiaro, ma se si usa l'infografica, come in questo caso, cioè noi usiamo una cartina geografica, visualizziamo anche i paesi e inseriamo le città all'interno del disegno, diciamo, geografico, certamente è più efficace l'informazione, anche perché il modo di apprendere non è univoco, ci sono molte modalità di intelligenza. Qualcuno è più visivo, qualcuno ha maggiori capacità auditive, altri linguistico. In qualche modo è questo, è un sistema che include tutti all'interno di una comunicazione, in questo caso di carattere culturale. E strategie analoghe si usano, come possiamo vedere qui, con mappe e con tabelle, che è un altro modo di facilitare la trasmissione dell'informazione. Torniamo al canto gregoriano, che può essere sillabico, come sappiamo, semisillabico o melismatico. Se io visualizzo immediatamente che cosa vuol dire un suono con una sillaba, o che cosa vuol dire due suoni con una sillaba o più suoni con una sillaba, aiuto la memorizzazione, prima di tutto la comprensione, ma anche poi la memorizzazione dei termini. Così come l'utilizzo di tabelle. Qui stiamo parlando dell'opera verista, c'è un verismo letterario, c'è un verismo musicale, messi a confronto immediatamente rispetto a tratti simili. Bene, senza dubbio si favorisce la capacità di relazionare, il mondo della letteratura con il mondo della storia della musica. Quindi, inclusione per tutti, considerando, le capacità medie di comprensione, dei ragazzini della scuola. Però è anche vero che, problemi, importanti si risolvono anche con una progettualità cooperativa, cioè col fare cose insieme, dove di nuovo talenti differenti, abilità multiple si integrano per un progetto comune, cooperativo. È un termine importante. Oggi si insiste anche sulla valutazione, di gruppo, quindi il lavoro che si fa insieme è un risultato che dà un indice di verifica comune per tutti i partecipanti del gruppo, ma molto importante è la parte, come dire, in questo caso per esempio si tratta di danzare un ballo rinascimentale, è una cosa molto semplice, ma è un lavoro che va fatto collettivamente, che va fatto insieme, il cui prodotto è l'attività d'équipe del gruppo. Bisogna che ci sia cooperazione, che ci sia collaborazione tra tutti per riuscire a raggiungere un buon risultato. È anche vero però che spesso nella realtà della scuola noi ci troviamo di fronte a problemi grossi, ragazzini con disabilità dichiarate, con problemi di apprendimento, con contesti di provenienza familiare difficili, di lingua materna straniera. E allora per includere, e non è facile per il docente tenere presente tutti questi problemi, anche perché non è un problema per classe, molte volte sono più problemi per classe, abbiamo pensato di adottare questa strategia. Ogni pagina di carattere culturale, qui si sta parlando dei repertori operistici dell'età classica, a pie pagina ha un blocchettino di testo che riassume in modo estremamente sintetico i dati fondamentali. Tra l'altro sono anche proposti con una grafica differente, più facile da leggere. Fondamentale è che con questo codice QR, con l'inquadramento, è possibile riascoltare il testo in lingua italiana
ma anche leggerlo in tutte le lingue straniere, che non sono tutte quelle del mondo, ma sono lingue che spesso, come dire, i ragazzini nella scuola italiana usano come lingua materna, dall'arabo all'ucraino. In questo modo, anche in un lavoro individuale, è possibile rifocalizzare l'attenzione su quelli che possiamo in qualche modo definire obiettivi minimi, e essere aiutati con la lettura, l'ascolto di una lettura in lingua italiana e con la traduzione nella lingua materna. Come vedete, abbiamo anche pensato di lasciare delle parole da completare, perché questo serve a tutti. Insomma, in classe, se dopo una spiegazione si vuole focalizzare quello che è più importante, nomi o termini rilevanti, beh, questo è comunque un'attività che si può fare, che possono fare tutti in classe insieme al docente al termine di una spiegazione. Però è importante che ci sia la possibilità anche poi di un lavoro autonomo da parte di chi presenta dei problemi di varia natura. Può essere considerato un obiettivo minimo da raggiungere? Sì. L'insegnante sa meglio di me, e in ogni caso sono questioni differenti. È comunque, come dire, un punto che ci consente di rendere partecipi a tutti i contenuti principali proposti. L'abbiamo chiamato infatti Per te, per tutti, che è anche il titolo del manuale, sempre nella prospettiva dell'inclusione. L'esempio che abbiamo visto è di carattere storico-musicale, ma anche nel volume dedicato al metodo, al repertorio e quindi anche all'apprendimento dei principi fondamentali di quella che si chiama la teoria musicale o il codice musicale, il principio è esattamente lo stesso. Al termine della presentazione dell'argomento, di nuovo abbiamo il per te, per tutti, con completamento e con codice QR per l'ascolto e per la traduzione nelle diverse lingue. Sulla base del per te, per tutti, quindi del riquadro, proponiamo anche una mappa riassuntiva al termine delle unità, sempre con l'idea di completare, quindi attiva, non è solo una sintesi da leggere, è una sintesi intorno alla quale riflettere, quindi sugli obiettivi minimi, se vogliamo chiamarli così, e anche una verifica, credo che sia qui esatto, articolata sulla base della mappa precedente. Quindi, un altro elemento di inclusione che ci è parso importante, questa volta io scherzando dicevo è un'inclusione per i docenti. Allora, speriamo che che nessuno di noi debba più sperimentare la didattica a distanza, che non ci siano di nuovo situazioni così drammatiche come quelle che si sono vissute. Però, nella difficoltà certamente che si è vissuto con la pandemia, ci si è anche resi conto che, insomma, dei materiali informatici possono essere estremamente utili sia per i docenti sia per gli studenti. Per cui ogni unità, e si accede con un codice QR, ha un PowerPoint che chiamiamo percorso agile. E questo come un livello intermedio. Diciamo, abbiamo parlato degli obiettivi, diciamo, medi, abbiamo parlato degli obiettivi minimi. E qui possiamo parlare di obiettivi intermedi, nel senso che è molto agile, è una ripresa dei contenuti con la formula della slide e con ogni 4, 5, 6 slide delle piccole verifiche per capire se tutto è stato assimilato correttamente. E qui però dobbiamo aprire un'ulteriore specificazione del termine inclusione. È anche vero che in classe a volte abbiamo ragazzini e ragazzine con capacità alte, che hanno competenze
più profonde o più articolate rispetto alla media della classe, più talento in qualche caso. L'inclusione deve riguardare anche questi ragazzini e ragazzine, che a volte possono, non sappiamo, no, demotivarsi, perché per loro è tutto semplice, sono fortunati, però ricordiamoci anche di loro. E quindi per una vera inclusione abbiamo pensato di inserire anche alcune attività un poco più complesse, delle flipped classroom che possono essere fatte a casa da soli e poi verificate in classe, quindi delle attività di ricerca su testi o in internet. E questo è un esempio non nuovo, la flipped classroom, insomma, da un po' di anni circola come strategia didattica. La novità è questa, più grande e più importante, cioè nella preparazione per la verifica orale, noi abbiamo proposto dei confronti interdisciplinari e non semplici, certamente riguardano temi che si sono affrontati, però che richiedono insomma una capacità di riflessione e di integrazione dei saperi abbastanza complessa. In questo caso noi chiediamo un confronto tra il cosmopolitismo tipico dell'età del classicismo, il cosmopolitismo musicale e il nazionalismo musicale romantico. Quindi un confronto tra argomenti che sono già stati affrontati. Non è certamente facile. E allora forniamo, attraverso sempre un codice QR, è possibile l'accesso, dei materiali aggiuntivi. Ora, non tutti i ragazzi potranno, vorranno, dovranno affrontare temi più complessi, ma alcuni sì. E avranno la possibilità di lavorare anche autonomamente, perché il materiale lo forniamo attraverso il codice QR, su argomenti prevalentemente interdisciplinari. Ci saranno anche relazioni tra l'arte e la musica, ci saranno riflessioni sulla storia e la musica, eccetera. Quindi un'idea di inclusione che si amplia, un'idea di inclusione che vuol dire il minimo da tutti e il massimo da ciascuno. Io credo che posso fermarmi qui per lasciare spazio alle vostre domande e ad eventuali integrazioni da parte di Maurizio. Sì, grazie professoressa. Allora, una delle prime domande che ci viene rivolta riguarda l'indice di Gulp che abbiamo visto nella parte iniziale della Colpisa. presentazione. Dove è possibile rintracciare e scaricare appunto per poter anche effettuare dei test magari sui materiali che l'insegnante vuole Dello preparare? Posso intervenire io, Maurizio, Claudia? Sì, sì. va bene. Buonasera a tutti, innanzitutto. Dunque, penso che la strada più agevole sia quella di reperire delle risorse in rete. Possiamo magari anche fare un esperimento e andare in diretta a cercare Gulpase online. E ci sono diversi strumenti, alcuni a pagamento, altri gratuiti. Direi che quello che dà la maggiore affidabilità è anche abbastanza friendly, abbastanza amichevole per l'utilizzo, questo farfallaproject.org, che con una interfaccia estremamente semplice, molto lineare, permette di scrivere il testo e di calcolare l'indice. La cosa interessante è che c'è una specie di cruscotto a sinistra che mostra l'indice a seconda del livello di scolarità. Posso provare a prendere una frase che avevo adesso aperto, che era desunta da un verbale che ho fatto per la scuola, che è una frase di questo tipo, una descrizione di quello che abbiamo fatto, e divertendoci possiamo ricalcolare l'indice, che non è senz'altro 100, ed è diventato 40. Questo è un po' spaventoso perché non mi sono reso conto neanche io scrivendo questa frase che potrebbe risultare al limite della difficoltà anche per uno studente in possesso di diploma superiore. In effetti però basterebbe adottare qualche espediente, ad esempio un elenco puntato
un incontro tra i nostri referenti e magari potremmo mettere, anzi facciamo punto e virgola, un gruppo di docenti d'area musicale e come vedete l'indice Gull PISA è salito a 48, non è che sia migliorato tantissimo, però almeno sulla superiore stiamo andando bene. Notate anche una cosa, anche l'andare a capo aumenta la leggibilità. Questa addirittura è diminuito, comunque vabbè, fa niente. No, la capo era una cosa che doveva andare bene, in ogni caso, in base musicale, possiamo limare, eccetera, eccetera, e in qualche modo magari l'indice aumenta, ho tolto qualche parola, insomma, limando un pochettino l'indice aumenta. Chiaramente questo non è un testo scolastico, quindi è solamente un piccolo esempio. Questo tool è abbastanza interessante. Ci sono altri esempi, c'era anche, mi sembrava, corrige.it, comma, è una cosa a pagamento. Ce ne sono altri, possiamo anche andarli a vedere. Questo anche, incolliamo lo stesso testo. Qui mi dà un pochettino 44, un pochettino più alto, comunque siamo sempre nel livello di difficoltà abbastanza elevato. E questo è interessante perché dice subito se è facile o difficile o quasi incomprensibile a seconda del livello di scolarizzazione. Quindi è un altro modo. Per verificare appunto l'indice di Gull PISA. E questi sono appunto gli strumenti più agevoli per poter verificare, così quando si prepara una verifica, un questionario, delle dispense, l'indice di leggibilità. Indice di leggibilità che ricordo anch'io, non è tanto afferente alla coerenza del concetto che viene espresso, quando proprio la sua leggibilità anche nella distribuzione grafica e con tutti questi esperienze si riesce appunto a trovare una quadra. Quindi si possono scrivere anche nefandezze, però se sono scritte, se, la leggibilità è una cosa diversa, volevo specificare. Detto questo, come ultima notazione, vi dico anche che questa funzionalità del calcolo dell'indice Gull PISA era presente ed era implementata nelle versioni di Office Word, prima dell'ultima versione, che è quella della Microsoft 365, e si poteva trovare questo indice Gull PISA attraverso gli strumenti di correzione ortografica e grammaticale. L'ultima versione è un pochettino più internazionalizzata e ha tolto questa italianizzazione dell'indice e l'ha reso, l'ha uniformato a quello americano, quindi è un pochettino più complicato da trovare. Ma fino alla versione 2016, mi sembra, di Office Word, si riesce a calcolare l'indice Gull PISA selezionando anche le singole frasi e applicando la correzione ortografica che mostra anche le statistiche di leggibilità. In ogni caso, quindi, lo strumento online è il più agevole. Per chi possiede una versione precedente a Microsoft 365, c'è la possibilità di verificarlo anche all'interno del documento. Grazie. Grazie, professore. Allora, vediamo qualche altro quesito. Ecco, ci chiedono, abbiamo visto tanti esempi che sono tratti dalla parte storico-musicale, ci chiedono se potete fare qualche cenno diciamo, a queste strategie che favoriscono l'inclusione anche per quanto riguarda l'apprendimento della grammatica musicale e la parte diciamo, pratica. Sì, posso parlare sempre io allora? Sì. Ok, dunque, prima di tutto una passata nell'indice Gull PISA, c'è cioè senz'altro anche in tutto quello che riguarda le pagine che riguardano la pratica musicale e l'apprendimento del linguaggio e del codice. Oltre ai box per te e per tutti che avete visto negli esempi proiettati da Claudia nelle diapositive, anche alla fine di ogni unità c'è la mappa, a colpo d'occhio con la mappa, che riassume un po' questi box e li ordina in modo razionale, logico. E poi ci sono tutte le verifiche sui contenuti per te, per tutti, sulla pagina destra. Quindi la struttura delle fini, diciamo, delle finali di ogni unità ricalca esattamente quello del volume, gli strumenti sono identici. Inoltre, nella preparazione della verifica orale c'è anche quel quesito novità, insomma, di cui faceva accenno Claudia rispetto alla stimolazione delle competenze delle persone che magari hanno
un desiderio in più di confrontarsi con qualcosa di più complesso, e quindi presentiamo un esempio che non fa parte dell'unità, quindi qualcosa di nuovo, lo facciamo anche ascoltare tramite il codice QR, per cui si può ascoltare quello che si sta leggendo, e gli si chiede di osservare, quindi descrivere l'esempio per vedere se quello che si è studiato e si è osservato lo si può ritrovare lì, e quindi uno stimolo in più. Dopodiché ci sono tutti degli strumenti specifici per la pratica musicale, per l'apprendimento della ritmica o per l'inclusione di tutti gli studenti, qualsiasi strumento esso suonino, e per semplificare la simiografia e la pratica inclusiva allo strumento, ma di questo tratteremo nel prossimo incontro, che sarà specificamente centrato su questo aspetto. Grazie. Grazie professore. Allora, ancora un'altra domanda, questa forse più per la professoressa Galli. Se diciamo, il ragionamento e l'utilizzo anche con una certa frequenza di Gulp, se e come diciamo, ha modificato il suo approccio anche all'insegnamento, questo riflettere sulla modalità di comunicazione, ecco. È stato fondamentale. Devo dire con Maurizio che all'inizio, quando incominciamo a ragionare e ad applicare, fu un trauma, nel senso che controllavamo il nostro modo di scrivere e risultava complessissimo. È stato veramente fondamentale perché era un aspetto quasi trascurato. Comunque, sinceramente, non pensavamo di scrivere testi di grande complessità, ma credevamo di essere all'interno di una comunicazione ragionevole, e ci siamo invece resi conto che stavamo facendo dei gravissimi errori. È cambiato completamente, nel senso che al di là del manuale, qualunque materiale che fornisco, che forniamo ai nostri studenti, ma questo va anche un pochino oltre, Maurizio parlava del verbale, no? Anche la comprensibilità di un testo professionale per i docenti, ci ha portato a cambiare proprio il modo di esporre per iscritto, perché nella comunicazione orale è più facile avere un riscontro, no, immediato, se quello che stai dicendo ti accorgi, se ti guardano con stupore dicendo ma non capisco, o se si annoiano. Nella comunicazione scritta è più neutra, è più distante, più separata, e quindi no, puoi rischiare davvero di non darti conto, non renderti conto di quello che sta succedendo, cioè che tu stai proponendo un testo che non è adeguato per quella fascia di scolarizzazione. È cambiato molto, moltissimo. È cambiato, ripeto, nella quotidianità didattica con i materiali scritti, ma è cambiato anche in generale nel modo di comunicare per iscritto. Perché rendere chiaro, gli inglesi hanno un modo molto più secco, diretto, breve, no? Incisivo. Le lingue neolatine, con la loro articolazione, sono più Certo. complesse. Si tratta di rinunciare, ma si tratta di andare gradualmente, cioè anche i termini complessi. Non si tratta di rinunciare a usare un termine complesso, si tratta di spiegarlo, di non dare per scontato che il paesaggio interiore di Chopin, un ragazzino capisca che il paesaggio, se non c'è scritto interiore, sia la sensibilità. Basta spiegare che quando si dice paesaggio interiore, si fa riferimento a questo mondo musicale di Chopin, che può essere paragonato a un ambiente fisico come quello di un paesaggio. Cambiato completamente il modo di l'attenzione rivolta, insomma, nello scritto, ripeto, nella comunicazione diretta ci sono dei segnali che ti aiutano a capire se sta funzionando o meno una comunicazione. Nella comunicazione scritta è molto più complicato, se non siamo di non pensarci proprio, no? Certo, e questo vale a maggior ragione per il nostro ordine di scuola, per la scuola secondaria di ultimo Assolutamente, grado, assolutamente, chiaramente. assolutamente. Ma io francamente dico che vale anche per gli studenti più grandi, eh? Anche in conservatorio mi sono trovata a volte a capire che dei testi consegnati erano troppo complessi per alcuni studenti. E poi, avendo imparato l'indice Golfista, mi sono resa conto che era vero. Che anche con un diploma di scuola media superiore il testo si presentava difficile.
Ecco, ancora un'altra domanda riguarda il colloquio orale. Ci chiedono per facilitare ancora di più gli argomenti che diciamo, si affrontano appunto in classe terza, soprattutto per il colloquio orale, se ci sono delle strategie che si possono proporre. Maurizio, inizio io, poi puoi Va bene. continuare tu. Abituarli a parlare, quindi insomma vanno bene i test scritti, le domande, le risposte multiple. E noi questa volta abbiamo aggiunto anche proprio la preparazione alla verifica orale, perché tante, andiamo sempre di più verso delle forme di verifica, sempre che abbiamo appreso anche questo dal modello anglosassone, no? Chiuse, risposte chiuse, quindi va bene per l'informazione. E va bene per verificare la conoscenza di dati, per le competenze non del tutto, no? E in particolare il problema del colloquio d'esame è semplicemente una modalità più complessa che però dovrebbe ricalcare dei momenti presenti in tutto l'iter scolastico, cioè quello della verifica orale. E quindi uno spazio, certo per l'insegnante di musica è difficile, l'insegnante di musica ha la parte culturale, storico-culturale, ha la parte pratico-esecutiva, quindi c'è un mondo di attività da fare, però ritrovare dei momenti per la verifica orale è fondamentale, superando la verifica limitata al dato, perché Sì. nella comunicazione orale la competenza... La capacità anche di relazionare contenuti presenti in unità differenti o addirittura in materie differenti è molto più possibile la verifica, no? E lo stimolo anche ad andare in questa direzione. Certo. Certo, grazie. Ecco, sempre su questo tema, per i ragazzi, ci scrivono parlare di musica è difficile. Com'è possibile aiutarli a venire incontro a questa esigenza? Parlare di musica. Bene, azzardo, perché sono argomenti molto, molto complessi e molto Parlare è affascinanti al tempo scritto tra stesso. Perché, virgolette, eh? ma, sapete, io penso che i ragazzi siano tutto sommato competenti della loro musica, forse a loro insaputa, quindi magari si potrebbe cominciare a farli parlare della musica che li circonda, della musica che fanno parte del loro vissuto. E da lì magari cercare di categorizzare, di cominciare a parlare di forme, di contenuti, di stili, di strumentazione, di generi, confrontare, vedere che magari o fargli osservare che qualche cosa che loro ascoltano nelle pubblicità piuttosto che nei film, in realtà sono desunti da altri generi, sono mutuati, sono interpolati, insomma. Cominciare a parlare sempre avendo un riferimento a quello che i ragazzi fanno, quello che si propone di fare. Perché i nostri studenti sono molto legati al visivo, al concreto, a quello che fanno. Quindi partire da lì e poi cominciare l'avventura, insomma, cercando di spostarli o di portarli anche in altri mondi Beh, il che professor la musica Fasoli appunto spesso riesce a. fa anche nei suoi manuali questi esperimenti di trasformazione di generi, no? Sì, nel Anche repertorio questo ci può. sono diverse attività in cui la stessa melodia viene proposta con uno sfondo classico, uno sfondo hip hop, per far capire appunto la diversità delle caratteristiche dei vari stili, o anche viceversa, un brano rock possa diventare un brano classico, un po' jazzy. Ripeto, la consapevolezza di quello che circonda i ragazzi è quello che loro devono costruire, prima di tutto. E quindi partire dal loro concreto è la cosa forse più interessante. E La posso poi integrare, considerare, sì, Maurizio? assolutamente. Certamente con i linguaggi artistici Ma soprattutto, la certo, domanda è molto pertinente perché certo. spesso è un approccio emozionale ed è bene che sia così, anche Certo. noi lo viviamo, no? Con un quadro, con un romanzo. Diciamo che nella musica forse è ancora più complesso perché i ragazzini non passano ore al giorno a guardare immagini, dei fumetti, magari leggono qualcosa, mentre la musica l'ascoltano un mucchio di tempo. E Caspita. l'ascolto spesso è totalmente emozionale. Probabilmente è importante cominciare con la domanda più facile: perché ti piace e perché non ti piace? E da lì cominciare, a costruire un discorso più articolato.
non può essere negato questo fatto, no? Che la fruizione per loro è in primo luogo una fruizione emozionale. Però poi piano piano ti piace perché si incominciano a scoprire delle cose, no? Perché mi piace il cantante. Ah, ma allora ti piace il cantante o la canzone? Ti piace il modo di vestire? Incominciamo a fare un discorso un pochino più allargato anche di comportamenti, di pratiche, no? Di aspetti collaterali, e piano piano si va a costruire una riflessione più attenta. Io non credo, nella convinzione mia, che la scuola sia solo un luogo dove spiego la tua esperienza, è un luogo in cui a partire dalla esperienza crea un laboratorio che amplia, l'esperienza possibile. Non è soltanto leggere, interpretare la contemporaneità del tuo vissuto, si tratta di dare un di più al tuo vissuto anche, però indubbiamente si parte dall'esperienza. Si parte dall'esperienza. E poi, insomma, con la musica mi rendo conto che c'è la possibilità di suonare e cantare. Quindi c'è la possibilità di parlare, ma c'è anche proprio la possibilità centrale di fare. Che forse in questa fascia d'età è ancora più importante. Certo, grazie. Allora, qualcuno probabilmente è un passaggio che si è perso, diciamo, chiede da quale testo sono tratti gli esempi che ha mostrato la professoressa Galli. Su questo posso rispondere anch'io. Il testo è Musica per te, per tutti. Il nuovo corso, diciamo, di musica per la scuola secondaria di primo grado, che appunto è firmato da Claudia Galli e Maurizio Fasoli e che sarà disponibile prossimamente, di prossima uscita. Insomma, potrete a breve richiedere il saggio digitale tramite Hub Scuola o tramite il vostro agente di zona. Ah, ecco, arriva un'altra domanda. Come utilizzare la notazione digitale? Maurizio. Come utilizzare la notazione digitale? Allora, come strumento di inclusione, senz'altro, perché tutti i nostri studenti hanno a che fare col mondo digitale con una grandissima dimestichezza, qualsiasi livello di scolarizzazione, di competenze ed eventualmente anche di difficoltà. E quindi ci sono tantissimi software musicali che possono essere utilizzati, sia a livello di videoscrittura, sia a livello di giochi musicali, sia a livello di costruzione, di sequencer, di sovrapposizioni. Diventa anche un lavoro collaborativo nel momento in cui tutti insieme ci si mette a realizzare un brevissimo frammento di canzone, ossia tramite tastiere collegate con suoni digitali ricampionati oppure anche con delle registrazioni, le cose diventano interessanti, diventano partecipative e collaborative. Riguardo la notazione musicale, ne potremo parlare al prossimo incontro, se si parla di software di notazione digitale. Il vantaggio grande che dà la notazione musicale, questi software, è che ti possono far ascoltare direttamente quello che senti, che scrivi. Per cui la musica non diventa più, come diceva l'insegnante d'armonia, a volte un'arte visuale, no? Ma diventa qualcosa di veramente concretamente esperibile. Quindi l'idea di poter giocare con le note anche in formato digitale e verificare subito come suonano, se suonano bene, male, oppure una correzione se per caso ho messo dei valori troppo grandi per la battuta, insomma ti guida anche un po' in questo tipo di lavoro. Quindi i software di notazione musicale e in generale i software musicali sono un grande ausilio se l'insegnante, come regista del lavoro cooperativo, sa gestire bene questi strumenti, sia in classe sia individualmente a casa con i ragazzi. Sempre strumentazione permettendo nelle nostre scuole. A dire il vero, sta molto migliorando la dotazione hardware e software nelle nostre scuole. C'è ancora qualcosa da fare, però insomma, piano piano ci stiamo arrivando. Ecco, arriva un'altra domanda interessante. I ragazzi spesso provano vergogna nel cantare. Come aiutarli a provare l'esperienza del canto? Bisogna iniziare quando sono piccolini, così poi gli passa la vergogna, no? Se iniziano. È curiosa questa cosa perché,
I ragazzi hanno vergogna, poi si vede X Factor, si vedono tutti questi programmi dove Esatto. tutti cantano, si esibiscono, non lo so quale sia, dove stia la vergogna, forse il cantare in coro, forse ci si vergogna di alcuni tipi di repertori che noi proponiamo ai ragazzi, non lo so, bisogna essere capaci di proporre cose accattivanti, cose che siano melodiche, ma al tempo stesso, come diceva Claudia, emotivamente coinvolgano. Dobbiamo essere noi primi a cantare davanti a loro, non lo so. Ci sono tante piccole E strategie. questo tema del repertorio mi sembra interessante, cioè di fare una scelta anche che possa metterli a proprio agio, che possa da un lato forse motivarli e stimolarli, ma anche metterli a proprio agio. Beh, certo. Anche valorizzare le loro esperienze, perché non mi si dica che i ragazzi non fanno questo tipo di pratica, non hanno la loro piccola, anche forse. Senz'altro le superiori, vivendo nel liceo musicale lo si vede tranquillamente, ma forse anche nella scuola media, questi piccoli accenni di band dove ci vuole però anche il cantante, quindi valorizzare la loro esperienza e magari fare diventare loro i propositori del repertorio stesso, con grano salis ovviamente, perché a volte arrivano delle proposte che non sono particolarmente, insomma, consone con i nostri programmi, con quello che vorremmo fare, però. No, quindi il coinvolgimento dei ragazzi, noi oculatamente scegliere dei repertori che appartengono anche alla popular music, ma non solamente, un repertorio variegato, un repertorio che abbia un certo interesse musicale, testuale, che possa anche dare qualche spunto anche per riflessioni sui contenuti testuali e poi Poi praticare, come Maurizio, giustamente diceva Claudia, praticare tanto. se è possibile avere contatti con le maestre, con gli insegnanti della scuola primaria, perché Eh se beh, sono certo. abituati fin da piccolini a cantare, diventa una cosa naturale, anche in coro proprio, dico, Sì. si normalizza. È chiaro che se non hanno mai fatto nulla nell'età della preadolescenza, dove si mette in gioco con la voce, che è una cosa molto fisica, corporale, può in alcuni casi provocare delle difficoltà, no, Maurizio? Poi uno resta Assolutamente. sorpreso perché dall'altro lato c'è una grande ammirazione per chi questo lo fa, no? Nei media. Sì, Quindi è lo fa curioso. vedere un po' Superare di questo trovare un non equilibrio. facile. Ecco, ancora una domanda sulla parte più delle attività esecutive. Quali strumenti musicali sono più inclusivi o si prestano meglio alle attività inclusive? Noi stiamo anticipando il prossimo incontro, però va bene, parliamo amabilmente. No, va bene. Dunque, gli strumenti a percussione è chiaro che sono strumenti estremamente inclusivi, perché sono anche molto versatili, perché possono essere usati da soli, insieme, possono servire per accompagnamento. Io al secondo posto metterei quegli strumenti che hanno una connessione diretta tra l'altezza della nota e la fisicità. Voglio dire, insomma, da tastiera sono più interessanti secondo me del flauto dolce, perché una nota è messa lì, cioè io la vedo fisicamente, schiaccio un tasto, così come gli strumenti a percussione determinati, secondo me sono più interessanti, però il flauto dolce sì, è inclusivo a condizione che però ci sia una certa interpretazione delle posizioni, per cui vedremo la prossima volta come abbiamo cercato di proporre degli strumenti per fare in modo che anche il flauto dolce diventi uno strumento inclusivo, che in realtà forse non è uno strumento particolarmente, sì, è facile, trasportabile, economicamente accessibile. Poi chiaro, la chitarra è uno strumento che diventa molto inclusivo nel momento in cui, imparando magari dei giri accordali, si riesce a coinvolgere tutto un gruppo di ragazzi anche attraverso il canto o attraverso la pratica strumentale, e quindi essere proprio insieme. La chitarra è senz'altro lo strumento inclusivo, perché è più catalizzante di tutti. Quindi ciascuno strumento può diventare inclusivo, purché venga usato in certe situazioni con oculatezza. Ma ne parleremo più diffusamente al prossimo incontro. Ecco, questa domanda forse anche anticipa un po' il prossimo incontro, ma io la rivolgo lo stesso alla professoressa Galli, magari riesce ad anticiparci qualcosa. Avete pensato a qualche percorso che includa l'educazione civica? Sì. L'educazione civica all'interno della presentazione di contenuti storico-culturali è
qui nuovamente importante in questo testo è proprio lo sforzo che anche la parte storico-culturale si agganci maggiormente al presente, sia come spunto per delle riflessioni, sia per spunto per delle attività anche. Ma anche di questo ne parleremo in modo più approfondito il terzo, credo, no? Sì, l'ultimo incontro. Sì. Sì, l'educazione civica senza dubbio, ma anche qualche cosa in più. Una riflessione su alcuni grossi temi della contemporaneità attraverso la musica del passato. Come riconsiderarla, rileggerla, rivalutarla in base anche a, come dire, a valori e a convinzioni del nostro presente. Sì, con gli occhi del presente. Questo Sì. forse è uno spunto un po' nuovo che Sì, effettivamente sì, sì, mancava sì, nella didattica della musica in questo ordine di scuola. Ecco, sì. Sì. ci Ma chiedono non ancora, anticipiamolo ancora su non questo. anticipiamo troppo, no? Ecco, ci chiedono ancora se può essere utile proporre delle attività di songwriting. Sì, mi ricordo di averne fatte quando si insegnava alle medie. È molto socializzante, è molto coinvolgente l'idea di scrivere, songwriting, di scrivere canzoni proprio, partendo da un testo, partire dalla prosodia, le tematiche, poi si forma la melodia, il giro, la strumentazione, la realizzazione, il basso. È una maniera molto, molto interessante perché si producono in autonomia brani. E al tempo stesso si impara a suonare meglio, c'è molta inclusività, c'è molta motivazione, e alcuni concetti chiave per l'apprendimento del linguaggio musicale passano più velocemente, più linearmente. Sì, è interessantissimo. Grazie. Bene, grazie. Allora, io non vedo altre domande, per cui, visto che ci avviciniamo, diciamo, all'orario stabilito per terminare il nostro incontro, ringrazierei ancora tutte le persone che hanno partecipato, che ci hanno seguito. Ringrazio ovviamente i nostri relatori, la professoressa Galli e il professor Fasoli, che incontreremo appunto nuovamente negli altri incontri di questo ciclo. E saluto tutti e auguro a tutti una buona serata. Grazie, grazie a voi, Grazie. grazie a tutti. Grazie.